So buongiorno. Buongiorno. Thank you very much for giving me this interview. So I'm very happy to be here to discuss the Lean project that you did. Maybe if you can first present the school and yourself very quickly before we start. Benissimo. Yes. Questa è la scuola, l'Istituto Comprensivo di Sesto, vicino a Cagliari in Sardegna. Comprende circa un migliaio di alunni tra i 3 e i 14 anni, tutto il primo ciclo dell'istruzione. È una scuola nata da poco, quest'anno in via definitiva, perché prima era costituita da diverse istituzioni separate. Loro sono 3 dei nostri 1000 alunni che si sono distinti nel corso dell'anno perché hanno manifestato delle competenze, delle abilità particolari. Sono Fabio, Marco e Davide. Fabio. Io sono Fabio Altea, ho frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e quest'anno ho terminato facendo l'esame di Stato. Quindi ti iscriverai? Scriverò a un istituto tecnico industriale e farò informatica per la scuola superiore. Benissimo, Marco? Io sono Marco Pitalis, ho appena finito la classe terza media, devo andare a una scuola superiore industriale e tecnico. Davide? Io sono Enrico Davide, ho 13 anni, ho appena finito la seconda media e devo andare in terza. Come istituto tecnico, come scuola superiore, non ho ancora deciso cosa fare, ma credo tecnico informatico. Ma noi ti bocciamo, quindi no. No! Allora, how was this project born? How did it start? Allora, intanto bisogna dire che in Sardegna quasi tutte le classi hanno le LIM, le lavagne multimediali, perché la regione Sardegna è stata una regione all'avanguardia in questo e ha finanziato l'acquisto di moltissime LIM e moltissima tecnologia nelle scuole. Quando però le scuole si sono unite a formare l'istituto attuale, molte aule erano sprovviste di LIM e i ragazzi hanno avuto un'idea, che è quella di replicare un esperimento che hanno trovato in internet. Un giorno Davide mi ha fermato e mi ha detto che lui sarebbe riuscito a costruire questa lavagna utilizzando strumenti di recupero e spendendo pochissimo. E quindi io l'ho invitato, insieme a loro che hanno contribuito a questa cosa, a farmi vedere come. Davide, raccontalo tu, come dall'inizio, da quando avete visto il video su YouTube, il tutorial. Vieni più qua che non ti vedo. Cioè, stringiti più vicino a Marco. Vicino a Marco. Il quale? Ok. Allora, ha sperato la professoressa in matematica per il progetto perché l'ha visto fare e mi ha chiesto se io fossi riuscito a replicarlo. E io ho detto sì, ho preso la palla al balzo e ciò, mi sono andato a fare e riprendo tutti i materiali, però ci sono stati un pochino di problemi perché ho rotto vari LED infrarossi, però alla fine Marco mi ha ripetuto una penna su internet a 10 euro, abbiamo trovato un proiettore qua a scuola, un computer, e un Wiimote l'ha reperito lui, però prima usavano quello del mio compagno, e tutto per il costo di 200-300 euro, ma anche di meno perché abbiamo ottenuto sì e no tutto gratis. Ci abbiamo solo speso 10 euro per la Bluetooth per connetterla al PC. Però è vero che prima di comprarla la penna loro hanno provato anche a costruirla, sì. Solo che era molto delicata. Sì, abbiamo provato a costruirla e ci sono stati vari problemi, ad esempio una parte del LED si spezzava, perciò era da buttare, e poi un cavo si staccava, l'inserto per la batteria era un po' difficile da usare perché usavamo solo dello scotch e del filo o telefonico, perciò non era semplice. Comprando questa penna in internet invece abbiamo risparmiato molto tempo ed era molto più utile e meno delicato del nostro prototipo. E loro hanno iniziato in realtà da prima a fare costruzioni, si erano già cimentati, lo racconti tu Fabio, del disco di Newton, anche tu avevi contribuito a quello.
con la professoressa di scienze in laboratorio avevano già iniziato a costruire delle cose, per esempio? Durante l'anno abbiamo studiato l'occhio e i colori, ci ha chiesto la professoressa di costruire un disco di Newton che si muovesse da solo per mostrare il colore bianco nell'insieme di tutti i colori. It's part of the program or it's something in addition to the program of the school? No, nel programma. Nel programma, ok. L'abbiamo costruito scaricando un'immagine del disco e attaccandola su un disco di plastica che girava attraverso un motorino di quelle delle macchine radiocomandate. Alla fine siamo riusciti a stabilizzarlo, usciva l'effetto che cercavamo. L'effetto ottico. You did everything alone, all three, or with your teacher, or with any other help? And how, who did what between you? Avete capito? Eh? Chi ha fatto? Chi ha iniziato, insomma, nelle varie imprese? Chi è il disco di Newton? Chi ha iniziato a farlo? Il disco di Newton l'abbiamo fatto io e Marco. Uh-huh. Proprio per un programma, ci ha chiesto proprio la professoressa di provare a farlo. La LIM invece è stata un'idea di Davide, forse, che sì, aveva un po' spianato la professoressa. Avevate visto quel tutorial su YouTube del giapponese, che in realtà è un americano, ma io chiamandola. Sì, un cinese che non giapponese. Che nel 2007 ha fatto questa cosa, l'ha proprio inventato lui. Proprio inventato lui questo sistema. Noi l'abbiamo applicato e ci siamo riusciti. How much time did it take? Abbiamo avuto vari problemi perché è sempre stato il rinvio della quarta crociata per usare una similitudine, perché c'erano sempre problemi su problemi, non c'era il tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Perché poi mettere insieme i pezzi e trovare i tempi giusti per farlo, per cui prima hanno costruito la penna ma non andava bene perché era troppo delicata, quindi abbiamo dovuto aspettare che si acquistasse la penna. Poi abbiamo fatto dei primi esperimenti di assemblaggio e però hanno scoperto che il software che avevano scaricato era free ma solo a tempo, quindi hanno cercato un altro software free che funzionasse sulla LIM. Alla fine, insomma, qualche mese tra una prova e l'altra, più o meno da aprile a giugno ci abbiamo impiegato ad avere la definitiva. And what's the next step? Is there a next step with this project or it's finished? Prossimo step è quello di organizzare un vero Fab Lab a scuola, perché queste sono esperienze che hanno fatto in classe durante le ore di lezione con la collaborazione e la partecipazione dei docenti, ma in realtà tutta la parte tecnologica non fa parte del programma mini, del curriculum in senso stretto. Allora l'idea è quella di trovare invece uno spazio fuori dal curriculum scolastico, magari al pomeriggio, in cui i ragazzi possono cimentarsi e non solo loro, ma che loro insegnino ai loro compagni. Io vorrei che fosse gestito da loro il laboratorio. La scuola chiaramente metterà a disposizione gli spazi, metterà a disposizione i materiali che sono necessari, però un'altra, una cosa importante che per me ha un significato sociale molto importante è che non servono tanti fondi, perché questo è vero che c'è Arduino che ha un costo, però molti dei materiali sono materiali di facile reperibilità che non necessitano di grossi finanziamenti. I noticed that in Italy and in Sardinia there are 3 or 4 fab labs already. So are you planning to work with them or nelle to scuole, create your own? No, not in schools. No. Independent? Sì, sì, indipendenti, sì. La Sardegna è una regione da questo punto di vista abbastanza avanti. Ci sono molti laboratori, c'è per esempio Make in Nuoro, c'è stata da poco una manifestazione a Cagliari che si chiama Sinova, dove presentano appunto tutte le start-up. Io stessa faccio parte di un'associazione che è Digital Champions Italia, che promuove la diffusione della cultura digitale, e in Sardegna da questo punto di vista è un terreno molto fertile.
And do you plan to work with these people for your Fab Lab? Io spero. Okay. Io spero che possano collaborare, che possano, soprattutto dei makers esperti, che possano dare dei suggerimenti ai ragazzi su come gestire al meglio il laboratorio. Questo sì, sicuramente chiameremo qualcuno che li aiuti. Però io vorrei che il lavoro lo facessero loro, perché è importante che loro stessi portino i loro compagni ad amare la tecnologia e a capire qual è il reale impatto della tecnologia nella vita dell'uomo oggi. Do you have other projects of this kind in the school, or is this the only one? Attualmente no, stiamo facendo la formazione sui docenti, sulla didattica multimediale, che si concluderà tra settembre e ottobre, e questo sarà un progetto portante, diciamo, all'interno della scuola. Partiamo senza finanziamenti, non abbiamo niente. Yeah, I wanted to ask you if you had some financial aid from the outside. No. Okay. Attualmente no, però troviamo il modo di farlo, perché ripeto, intanto non ci vuole un investimento grandissimo. Le tre cose che vorrei che si facessero sono l'utilizzo di Arduino, che è questo hardware che Marco ha presentato all'esame, la costruzione delle LIM affinché le possiamo utilizzare anche alla scuola dell'infanzia con i bimbi piccoli, e la terza cosa vorrei che si imparasse a costruire le stampanti 3D, perché anche quelle sono una cosa che possono stimolare molto la creatività. Noi però partecipiamo a tante altre iniziative di innovazione didattica, per esempio abbiamo fatto coding sia alla scuola media, alla primaria, ma anche con i bambini piccolissimi. Quest'anno abbiamo fatto l'Hour of Code anche con i bambini di 3 anni. 3 anni? Sì. Okay. Con Scratch, che sono dei programmi adatti chiaramente ai bimbi, però abbiamo fatto questo esperimento. Abbiamo aderito a un movimento di scuole all'avanguardia che si chiama appunto Le Avanguardie Educative, che è coordinato dall'Indire, un braccio del Ministero dell'Istruzione. Only in Italy or with schools in other countries? Avanguardie Educative solo in Italia, però noi per esempio abbiamo finanziato un Erasmus Plus, per cui abbiamo contatti anche con scuole all'estero e abbiamo partecipato a diversi progetti internazionali come iTech o Living School Labs negli anni passati, per cui siamo stati per esempio in Finlandia, abbiamo avuto una docente che è stata ambasciatrice italiana a Bruxelles per i progetti di tecnologia, sì. È una scuola molto attiva. Sì, it's very impressive because it's not the case everywhere. And so it's your initiative, because I think, you know, not every school directors have the same program, so you have the freedom to do this as well. A me piace, mi piace, sono attratta io stesso da questo tipo di cose, per cui le porto avanti. Poi c'è un motivo importante, che in Europa nell'arco di 10 anni ci saranno 1 milione di posti di lavoro scoperti, perché non ci sono le competenze tecnologiche, le competenze digitali, e la scuola non sempre riesce a stare al passo con i tempi. Allora è importante che loro sviluppino e aiutino i loro compagni, che non sono naturalmente dotati come loro, a sviluppare queste competenze, perché il futuro è nella tecnologia ed è la scuola ha un compito importante. Anche la riforma della scuola, che è stata varata ieri, ieri è stata pubblicata in Gazzetta, quindi è legge, stimola moltissimo innanzitutto il coding nella scuola, quindi l'utilizzo della programmazione, e poi lo sviluppo della didattica digitale, per questo motivo, perché esiste un campo d'azione nel lavoro che è già parzialmente scoperto, ma in futuro lo sarà ancora di più. One last question before the demo. Do you think there's something specific to Sardinia when it comes to innovation or digital innovation or not? Dal Why? Punto di vista degli strumenti, sì, perché la regione Sardegna, il governo della regione Sardegna ha finanziato negli anni milioni di euro per fornire le scuole di tecnologia. Ma perché? Probabilmente perché c'è un interesse, c'è stato un interesse da parte del governo in questo. L'Italia ha varato un progetto che è, come si chiama, scuola digitale, diversi anni fa, ma ha selezionato solo alcune scuole, solo alcune classi.
La Sardegna invece, con i fondi europei, ha deciso di finanziare tutte le scuole a tappeto e quindi con i fondi FESR ha appunto, credo che il bando fosse da 7 milioni di euro, per cui sono state acquistate le LIM, il wifi, tutte le scuole d'Italia, della Sardegna, e adesso sta finanziando la formazione dei docenti che finirà a ottobre. Quindi da questo punto di vista siamo avanti, ma siamo anche fortunati. È vero poi che c'è l'altra faccia della medaglia, la Sardegna è un'isola, è lontana dall'Italia, dall'Europa, però dal punto di vista della diffusione delle informazioni, della cultura, questo si sente molto. Io faccio molta più fatica dei miei colleghi nel Lazio o in Toscana o in qualsiasi altra regione d'Italia a tenere i contatti con altre scuole che portano avanti iniziative di questo genere, perché la distanza si sente. Adesso noi abbiamo... I thought internet. Sì, la rete sì, però servono anche i contatti umani. Adesso noi abbiamo vinto per esempio un premio alla Expo di Milano, una classe, anche lei molto avanti, hanno fatto un blog sull'alimentazione, hanno vinto un premio e il ministero ci ha invitato ad andare a Milano. Abbiamo difficoltà ad organizzare il viaggio perché ci hanno invitato per il mese di agosto e spostarsi dalla Sardegna nel mese di agosto non è facile ed è molto caro, quindi abbiamo dovuto chiedere di rinviare, perché questo è uno degli esempi di difficoltà in cui ci troviamo. Comunque i collegamenti non sono, insomma, il massimo ancora. Tecnologia sì, ma aerei pochi. Is there anything you want to add before doing the demo? Volete far vedere? Fai vedere come funziona e spiega come l'hai fatto, okay. Marco, dai. Sorridi. Allora, spiega cos'è questo. Allora, questo è l'incluso semaforico fatto con dei LED, dei cavi, Arduino e una breadboard. Cos'è Arduino? Arduino è una scheda italiana a basso consumo dove viene programmata per fare certe cose. Ad esempio, l'ho programmata per fare questo incrocio, che quando questi io ho voluto che fare che questi, quando questi due sono verdi, gli altri sono rossi. È tutto alimentato da una batteria. E la LIM? LIM è stata un'idea di Davide. Sì. Inoltre io non ho fatto solo la LIM, ho fatto un altro progetto chiamato Microscopio Condiviso, che consiste e condivide la visione del microscopio alla lavagna multimediale usando una webcam. Il microscopio è un proiettore con il computer, è semplicissimo, non costa quasi niente. Ora hanno tante idee, le suggeriscono agli insegnanti, e gli insegnanti vedono quello che si può fare a scuola e quello che no. Per quello l'idea di organizzare un Fab Lab fuori dal curriculum, perché spesso dentro la classe sono in tanti, non c'è tempo, c'è il programma da fare, e allora bisogna trovare dei momenti e degli spazi per far sì che possano sviluppare le loro idee e le loro iniziative. Okay, finished? Yeah, for me. Thank you. 8 hanno fatto rugby, hanno fatto baseball, poi fanno sempre atletica perché sono fortissimi in atletica, però poi vabbè fanno pallavolo, i soliti sport, però quest'anno abbiamo sperimentato hockey subacqueo e siamo andati anche alle finali nazionali. Abbiamo fatto la squadra e siamo andati alle finali nazionali, e anche con la squadra di rugby siamo andati alle finali nazionali.